Allora, ciao ragazzi, sto andando a intervistare Nunzio Gentiluomo, che è un giornalista sociologo, autore di un blog dal nome Arti in Movimento Magazine, per la quale ha lasciato un post a favore del nostro progetto ecologico Pista Ciclabile. Questo post è rimbalzato su varie testate giornalistiche locali, e quindi ha avuto un piccolo successo, e quindi di conseguenza ora andiamo ad ascoltare il suo parere da sociologo in modo più specifico per avere una più ampia, come dire, una più ampia veduta, un aspetto più etico, quindi tramite un video del nostro progetto ecologico Pista Ciclabile. Sentiamo cosa ha da dirci. Allora, ciao Nunzio, puoi presentarti? Assolutamente sì. Allora, buongiorno a tutti, io sono Annunziato Gentiluomo, tutti mi chiamano Nunzio, e sono un sociologo della comunicazione, un po' importato alla sociologia della salute, perché mi occupo di medicina non convenzionale e olismo in Italia. Sono appunto un esperto in DBN, discipline bionaturali, pratico shiatsu, insegno reiki e tante altre discipline, tra cui la mindfulness, la meditazione e via dicendo. Sono un giornalista. Ho una testata online che si chiama Arti in Movimento Magazine e infine sono un insegnante della scuola elementare e adoro stare con i bambini e adoro gli animali. E sono vegetariano. Ok, Nunzio, abbiamo visto che tramite la tua rivista online Arti in Movimento Magazine hai espresso un parere sostanziale per il nostro progetto ecologico Pista Ciclabile. Bene, puoi spiegare al nostro pubblico perché? Ah certo, allora innanzitutto Arti in Movimento Magazine nasce per cantare il bello, nasce per celebrare l'uomo, nasce per celebrare la vita nelle espressioni migliori che ci possono essere. E quindi quando tu Andrea mi hai proposto e mi hai parlato di questo progetto, era un progetto che era perfettamente in linea con la mission che noi abbiamo come testata giornalistica e come associazione, come realtà associativa. Noi ci occupiamo di benessere, ci occupiamo di salute e quindi un evento come questo, quindi un progetto come questo, soprattutto sì, è in linea totale rispetto ad altre nostre attività come il Cemento Invernale a cui tu partecipi da 3 anni e quindi non potevamo non accoglierlo favorevolmente e soprattutto non potevamo non offrire le nostre competenze affinché questo progetto fosse conosciuto da più parti possibili. Infatti abbiamo curato l'ufficio stampa, oggi abbiamo avuto degli ottimi risultati perché comunque la stampa locale ci conosce come ufficio stampa, ma soprattutto ha compreso, secondo me, la grandezza del progetto. Un progetto che vuole educare, educa la bellezza, educa gli stili di vita sani, educa a una nuova forma di educazione e di socializzazione primaria. Infatti, da insegnante quale sono, ho subito visto le enormi potenzialità di un'iniziativa come questa, proprio in termini di insegnamento ai bambini, trasmissione del sapere. Oggi si lavora moltissimo sul learning by doing, cioè proprio l'imparare facendo, e quindi immaginavo veramente questi piccoli agricoltori, questi piccoli agronomi che possono immediatamente entrare in contatto con questi alberi diversi tra di loro ed entrare in contatto con la diversa cura che ciascun albero poteva prevedere e richiedeva. Quindi, cosa dire, non potevamo assolutamente esimerci, io non potevo esimermi come sociologo e come giornalista da poter dare una mano, un contributo personale a questo progetto così nobile, un progetto sociale, un progetto che ha una rilevanza socioculturale, che, come dicevamo prima, educa alla biodiversità, educa all'accoglienza, educa al rispetto del territorio e soprattutto della terra. Noi dobbiamo a questa terra tantissimo in termini proprio di sostanziali, in termini di nutrimento, in termini di vita e progetti come questi non vanno proprio nella direzione di concepirci in questa grandissima sinergia che ci lega all'ambiente. E quindi come sociologo che cosa posso dire, aggiungere? Che secondo me avrà una ricaduta molto, molto interessante rispetto proprio al gradimento che sportivi e non possono avere da un cambiamento di paesaggio come quello che ho visto nel progetto. Perché gli occhi hanno bisogno di poter godere della bellezza. La bellezza salverà il mondo, si dice. E quindi io credo che bisogna assolutamente appoggiare tutti i progetti che vanno verso la bellezza. E poi non posso nasconderti che
la promozione di stili di vita salubri, e anche questo food sharing che c'è dietro il progetto, no? Questa condivisione del cibo, perché poi questi alberi produrranno qualcosa che avrà colori diversi, che avrà sapori diversi e che potrà arrivare al cuore, oltre che alla gola, di tantissime persone che godranno dei benefici di questi alberi. Io credo che sia questo, sia questa la bellezza profonda che è dietro a una semplice piantagione, e riscoprire la bellezza dell'albero, e osservare un albero che cresce, che poi rappresenta la vita perfettamente, è una metafora della vita, e anche della rinascita attraverso questi cicli naturali, no? Come la primavera che porta chiaramente dentro di noi stimoli nuovi, passioni nuove, vederla realizzata attraverso la natura e poter godere di un abbraccio di un albero, io penso che questo sia un grande beneficio per la comunità grotterese e per la comunità della Ropide tutta. Ok, Nunzio, io credo che sei stato molto esaustivo, molto completo già nella tua completa definizione del nostro progetto ecologico bistociclabile. E cosa dire, in bocca al lupo? Soprattutto certo. Speriamo in una vicinissima realizzazione complessiva. Grazie Nunzio. Mi raccomando, sosteniamo. A presto. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Grazie. Nunzio, ciao. Ciao.